5 luglio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Chiudiamo questa settimana parlando di cultura, parlando di poesia, perché quest'oggi abbiamo qui con noi un ospite molto interessante, perché parliamo di Poetry Slam. Che cos'è, cosa significa, di cosa stiamo parlando? Beh, appunto, lo chiediamo alla nostra ospite di oggi, Elena Gerasi. Buongiorno Elena, benvenuta. Buongiorno. Della Lega Italiana Poetry Slam. Appunto, Poetry Slam, allora spiegaci subito di cosa stiamo parlando, cos'è il Poetry Slam? Fondamentalmente stiamo parlando di gare di poesia, delle poesie dette ad alta voce, lette ad alta voce, performate ad alta voce di fronte a un pubblico che non è lì solo per ascoltare ma anche per giudicare, perché è tra il pubblico che viene scelta una giuria popolare che determina il vincitore. Una rivoluzione dal basso della poesia che permette di ascoltare nuove voci e di sperimentare con il testo scritto e letto. Il Poetry Slam nasce negli anni 80 negli Stati Uniti con Mark Kelly Smith a Chicago, dopodiché viene, diciamo, importato in Europa e arriva in Italia nel 2001. Quindi, non pochissimo. Esatto. Lello Voce, che tra l'altro fa parte anche del nostro organico dalla sua fondazione, stiamo parlando della Lega Italiana Poetry Slam, che è stata fondata nel 2013. Quanto interessante, perché Lega Italiana Poetry Slam, LIPS diventa, esatto. L'Abra, insomma, fantastico, esatto. Questo acronimo. Che la parte più importante per dire le poesie, forse, la vostra bocca, che è poi proprio lo strumento con cui decantate, appunto, esatto. Dicevi, performate, anzi. Performate, dicevi. Sì, un vero e proprio segno, l'acronimo. E appunto nel 2001 Lello Voce importa il Poetry Slam, dopo un inizio abbastanza scoppiettante in cui il Poetry Slam si fa ascoltare anche a livello accademico con grandi nomi, va un po' perso all'interno delle varie regioni, senza sparire mai del tutto. Rimane come cultura underground. Nel 2013, proprio per evitare che si smarrisca, diciamo, un patrimonio culturale così importante, Lega Italiana Poetry Slam viene fondata proprio per organizzare un campionato nazionale, in modo da poter determinare tra tutti quanti chi fosse il migliore slammer italiano che possa andare a partecipare poi ai campionati europei e mondiali, già perché Poetry Slam a campionati veri e propri come il calcio. Infatti, appunto, è una lega, in quanto proprio anche una lega di uno sport quasi, diventa, esatto. Appunto, perché appunto avete dei campionati veri e propri. Molto interessante quello che dice, appunto, nasce in Italia, c'è un inizio scoppiettante, però forse il fatto di rimanere collegato a un certo mondo accademico un po' dopo un po' comunque si assopisce un attimino, ma adesso è tornato alla grande. La grandissima. Forse perché appunto un po' questo mondo accademico l'avete un po' lasciato. L'abbiamo un po' a lasciato parte. A parte, senza mai separarcene. Infatti. Del tutto, perché è importantissimo, perché è fondamentale quando si parla di poesia, non bisogna mai dimenticare la parte poetry dei Poetry Slam, per cui sicuramente è bellissima la performance, bellissima la contaminazione con rap, con il teatro, con il cabaret, con tutto quello che fa parte dell'oralità, ma è importantissimo mantenere una valenza e una struttura poetica valida assolutamente. Quindi sicuramente il mondo accademico fa parte di noi, siamo in contrasto talvolta, ma rimane una cosa importante a cui dare sempre ascolto e rivolgere l'occhio. E il nostro campionato, come dicevi prima, ha fatto il botto, nel senso che partendo, io sono segretario nazionale dal 2014, nel 2013-14 c'era tipo un centinaio di Poetry Slam, 140 nell'anno in cui sono entrata io a livello nazionale, quest'anno 140 sono stati fatti solo dalla Lombardia. Il campionato 2018-2019 conta quasi 500 Poetry Slam sul territorio nazionale. Chi è che ci sono gli atleti in questo caso? Chi è che partecipa a questo campionato? Gli atleti sono 6 di solito, 6 o 8 all'incirca per gara, sono persone di varia origine, possono utilizzare lingue diverse, possono utilizzare dialetti, possono utilizzare addirittura il linguaggio dei segni, c'è chi usa il linguaggio dei segni e ha introdotto la Poetry LIS. Sì, assolutamente. Sapete che sono molto sensibili a tutto ciò che è LIS, quindi insomma siamo ben contenti di dare spazio anche a esperienze. Assolutamente. E l'età va dai l'età scolastica, per cui insomma di solito le medie, fino a ovviamente 80-90 anni. Quest'anno in
in finale lombarda, regionale, c'era una signora di una certa età che è arrivata a scontrarsi all'ultimo, non è passata al nazionale, ma proprio per un filo. E quindi c'è veramente di tutto anche da un punto di vista sociale E a e livello, diciamo, anagrafico. invece di età bassa, che età iniziano già a venire? Allora, noi promuoviamo un campionato studentesco under 20, e, quindi promuoviamo Poetry Slam già dalle scuole medie e scuole superiori, ma ci sono state anche sperimentazioni alle elementari. Sì, Domenico Bulfaro ha fatto qualcosa anche con le elementari, con ragazzi, con i genitori, quindi diciamo che ci può essere veramente di tutto anche a livello d'età, sicuramente. Dicevi appunto un campionato che ormai ha raggiunto livelli e numeri molto interessanti. So che ci sono state delle finali da poco qui in Lombardia, per quello Esatto, che riguarda il campionato a squadre, no? Come funziona esatto. il campionato a Abbiamo anche squadre? un campionato a squadre. Un campionato a squadre ha delle regole leggermente diverse per permettere ovviamente a unire le voci individuali in piccole squadre. Ci sono ovviamente delle regole che permettono di utilizzare tutti o non tutti i componenti della squadra. Sono quasi sempre tutti quanti utilizzati all'interno dei testi. C'è una voce corale, si può sperimentare nei più svariati modi e siccome un poetry slam a squadre sicuramente ha delle caratteristiche leggermente diverse rispetto a quello individuale, c'è un campionato a sé che quest'anno si è concluso a Varenna da poco tempo, nel mese di giugno, con una finale incredibilmente partecipata in cui hanno vinto Diego Tales Cantamburlo e Lorenzo Marragoni da Padova. Ah, ecco. Sì, ma invece fa poco alle finali nazionali, invece individuali, come si chiama questo? Individuali, Individuali, individuali. come E la quindi, ginnastica artistica, come la ginnastica perfetto. artistica. Sì, queste finali nazionali, ovviamente, se non un campionato, sono state fatte tutti gli anni e vengono ospitate da festival letterari, artistici più importanti. Quest'anno il Festival di Ragusa ci ospiterà a settembre e il 12, 13, 14 settembre ci saranno semifinali nazionali e finali nazionali per decretare quello che sarà il vincitore di quest'anno. Il vincitore passato, quest'anno, poco tempo fa, alla fine primavera, è diventato secondo in graduatoria mondiale, si è classificato secondo alla Coppa del Mondo, Luca Bernardini. Wow, insomma, ci teniamo alto anche la bandiera nazionale anche nel mondo del Poetry Slam. Ecco, diciamo, una pratica del Poetry Slam che non dobbiamo confondere però con l'improvvisazione, il freestyle, cioè sono delle cose diverse, giusto? Esatto, il Poetry Slam in realtà è proprio un format, vuol dire permettere alle persone di leggere i propri testi all'interno di una gara di poesia ed essere votati dal pubblico. Però c'è comunque sempre il botta e risposta, giusto? Nel senso, in un certo senso. Diciamo che può essere molto sperimentale, ci può stare dentro di tutto, tra cui eventualmente anche l'improvvisazione, onestamente poco usata perché è piuttosto complessa da gestire, e ci sono poesie interattive con il pubblico, ci sono poesie che utilizzano linguaggi diversi, come abbiamo detto prima con la Poetry Liss, insomma si può utilizzare anche qualcosa di diverso rispetto alla solita performance, sempre non avendo oggetti di scena e sempre non utilizzando basi musicali, ovviamente usando testi propri, che sono le regole fondamentali del Poetry Slam. Quindi il testo deve essere mio, non posso rubarlo ad altri. No. E quanto tempo e come funziona appunto il momento proprio del gioco? Le ultime regole del Poetry Slam, che sono proprio essenziali, sono appunto 3 minuti di tempo per evitare ovviamente performance lunghissime e inaccettabili. Questi 3 minuti di Che tempo hanno. spesso mi interessano che i poeti hanno un po' tendenza ogni Sì, un tanto po' a a. Ho monopolizzare il scritto una tutto. poesia, 8 pagine di roba, che sono Esatto. Se sei così, bravissimo, Dio. tutti Fammi un assunto, per contenti. Se favore. non lo sei, diventa molto impegnativo ascoltarti. Quindi 3 minuti di tempo, abbiamo una tolleranza di 10 secondi, dopodiché scattano delle penalità che vengono applicate sul punteggio che ti verrà dato, quindi ti stai penalizzando a esagerare. E Basta che sono poi bravo se vuoi farmi penalizzare, cioè uno può devi essere super convinto di me stesso. essere fantastico e comunque rischieresti di perdere perché le penalizzazioni sono di mezzo punto, quindi non si scherza. E poi il giudizio è del pubblico, come ho detto prima. Appunto, la giuria, appunto, come funziona? Non è come Sanremo, non c'è la giuria di qualità, non No, c'è la no. demoscopica, c'è solo la giuria popolare. Allora, per l'evento, l'unico che a decretare il vincitore è sempre e solo il Il pubblico. pubblico. Pubblico viene scelto a caso una giuria di 5 persone, come nei tuffi, ci sono diverse similitudini con il mondo sportivo, viene eliminato il punteggio più basso e il punteggio più alto e si fa una media dei 3 punteggi, non una media, si fa una somma dei 3 punteggi centrali che poi decretano chi ha ottenuto il punteggio migliore.
So che insomma, tu appunto sei dal 2014, dicevi già nella Lega Italiana Poetry Slam, hai un bellissimo progetto qua a Milano, però, che è portare il Poetry Slam nel carcere. Raccontaci un po' di questa esperienza. Esatto, diciamo che tra i Poetry Slam che seguo, quello che sicuramente mi sta più a cuore è il Poetry Slam all'interno del carcere di Opera. Si tratta di una collaborazione con il laboratorio di scrittura creativa di Opera, che esiste da decenni e che ha sentito il bisogno di portare la voce di chi scrive all'interno del carcere, che fa anche pubblicazioni e comunque già si rapporta con il mondo esterno, anche attraverso il Poetry Slam. Ed è stato subito un grande successo, siamo alla quarta edizione e abbiamo deciso di considerare questa gara di poesia alla stregua di tutti i nostri altri Poetry Slam, per cui chi vince possono essere dei poeti interni, quindi del laboratorio di scrittura creativa, o dei poeti esterni che porto io come ospiti, bene o male ce la smezziamo come numero di poeti, e di solito vince quasi sempre un poeta interno perché sono bravissimi. Possono tranquillamente cercare di partecipare alle semifinali regionali, alle finali regionali e anche al nazionale. Quest'anno questo sogno che avevamo Infatti, all'inizio so si che sta realizzando. Uno dei poeti del laboratorio di scrittura creativa, MASV. MASV, utilizziamo il suo acronimo, si è classificato al regionale, ha fatto la semifinale Lui, regionale. come funziona? Lui, diciamo, parte tutto dal carcere di Opera, Sì, dicevi, giusto? esatto. All'interno viene fatto appunto il Poetry laboratorio Slam. dentro, cioè non è laboratorio, è una propria gara di Poetry Slam Sì, all'interno, la giusto? facciamo Ok. all'interno, facciamo MASV ha un vinto evento. È questa. arrivato primo, parimenti con un'altra persona, lui ha avuto il permesso di partecipare alle Beh, regionali. è complicato questo, immagino sia molto complicato poi appunto Ci si deve riuscire con il lavorare un sistema po', carcerario, però benvenga, anzi, assolutamente. complimenti al carcere di Opera che sono state a Assolutamente. disposizione per fare una cosa del genere. E non solo lì, l'hanno rifatto per farlo partecipare alle finali nazionali a Zelig, Wow! dove di nuovo ha avuto il successo che merita, qualificandosi secondo. Siccome in Lombardia facciamo tanti Poetry Slam, e le finali nazionali portiamo due poeti, quindi ci sarà, ovviamente se riusciremo a organizzare il tutto, anche lui come finalista nazionale. E non è poco, diciamo. Complimenti davvero a Maso, ma soprattutto complimenti a Elena e appunto al carcere di Opera che rendono possibile un'esperienza del genere. Insomma, deve essere un'esperienza davvero forte, toccante, ma che insomma apre il cuore proprio, immagino. Incredibile, sì, è bellissimo il Poetry Slam all'interno del carcere perché ha delle regole sue, diciamo, ci sono dei tempi dilatati, c'è un'attenzione all'ascolto completamente diversa perché ci si rende conto che il tempo all'interno della struttura carceraria ha un valore molto molto più alto rispetto a quello che siamo di solito destinati a dare noi anche agli eventi importanti come questi. E quindi si sta lì ad ascoltare i ringraziamenti sentiti, ad ascoltare le testimonianze, diventa un vero e proprio scambio di emozioni e di cultura perché comunque riescono a produrre testi poetici veramente all'altezza. Immagino che insomma, con più di 500 e passa poeti che i temi siano quelli più disparati, ma c'è magari un tema che ritorna più ricorrente, magari anche periodicamente, magari insomma, in questo periodo ce n'è uno che vince su altri periodi, non Vince su so. altri. Può essere che ci sia una tematica ricorrente. Tendenzialmente ci sono le poesie d'amore che non vogliono mai essere poesie d'amore. Cioè il poeta non vuole scrivere poesie d'amore, però poi alla fine, quasi senza Ci volerlo, cade ci cade dentro. dentro e ci cade con un distacco divertito e di solito hanno un grande impatto, sicuramente. Qualcosa nelle prossime settimane che possiamo vedere invece qui a Milano, magari qualcosa, Allora, insomma, so che proprio per me con l'estate un po' rallentate, però non lo so neanche, non lo so. no, Conoscendovi non rallentate mai voi in altri. realtà non rallentiamo molto, Ecco. però se mi metti un attimo in difficoltà, ti chiedo No, fa scusa. niente, comunque ci sono delle Sì. serate, ecco, dove possiamo trovare appunto tutto quello che Ah, viene giusto, fatto? potete seguire tranquillamente i nostri calendari sulla pagina Poetry Slam Lombardia, di cui faccio parte a livello di coordinamento. E i ragazzi hanno organizzato, abbiamo detto, 140 Poetry Slam soltanto nell'anno passato. Ci sono le Bellezze al Bagno, c'è Ciccio Rigoli, Davide Passoni, Paola Gratti che hanno gestito lo Zelig. Insomma, facciamo Poetry Slam veramente dappertutto e lì trovate il calendario anche per i prossimi eventi, ce ne sono sicuramente anche in settimana. Poi se vogliamo Dicevi che succede andare, spesso che magari ci sono anche due nella stessa sì, sera si ormai, può da scegliere, ormai quante. sì, ormai si può scegliere tra
un posto e un altro, perché abbiamo una... Come è risposto la città di Milano a questa vostra... Ma insomma, sono un po' di anni alla grande che siete fuori, però ultimamente veramente siete esplosi, no? È esploso e c'è un... Secondo me c'è voglia di ascoltare qualcosa di diverso. Milano è molto abituata comunque a godersi le proprie serate e le proprie preserate, per cui è gente che anche in settimana esce. Di solito c'è questa tendenza e si esce per farsi la birra oppure andare al concerto, per ascoltare l'improvvisazione, il cabaret, quello che è. Il Poetry Slam è stata una bella novità, perché comunque ci si riesce a divertire, si ascolta qualcosa di nuovo, siamo un gruppo molto molto affiatato e quindi si capisce che lo spettacolo è curato nelle minime parti. E quindi il Poetry Slam sicuramente ha trovato il suo posto d'onore all'interno di questa situazione. Se vogliamo abbiamo le pagine anche regionali, sì, perché non esiste soltanto la Lombardia. Se siete in vacanza potete provare a guardare Poetry Slam Sardegna, potete provare a guardare la Toscana, potete provare a guardare il Lazio. Adesso, c'è un po' di tutto. Comunque andate, non scappate, vi trovate il vostro qualcosa, lo troverete. Lo troverete sicuramente. Esatto. È molto interessante anche riuscire a costruire questa rete comunque nazionale così ampia, insomma, si vede che c'è proprio voglia di qualcosa. C'era di... quasi bisogno, in realtà è stato talmente naturale, perché si è capito da subito che c'erano delle realtà preesistenti che avevano voglia di nuove forze, nuova linfa vitale, e delle realtà che non esistevano ancora ma non vedevano l'ora di saltare fuori. E una delle cose più belle che ho notato in tutti questi anni è che le persone che partecipano in Poetry Slam ne capiscono lo spirito, cioè che vincere è assolutamente secondario, se non terziario, proprio non importa a nessuno. No, ma solo poi no, guarda proprio su questo. Certo, si rendono conto di quanto sia bello l'ascolto, la contaminazione che avviene attraverso Poetry Slam, e spesso e volentieri diventano a loro volta organizzatori, se non addirittura coordinatori regionali, e si prendono su di loro l'onere di portare avanti questa cosa ad altre persone. Questa cosa della vittoria, appunto, è una delle cose un po' che... L'unica cosa che un po' ogni tanto magari fa sentire alcuni, però c'è un vincitore, diventa una sfida, c'è troppa competizione. Come rispondiamo a questa, esatto, questa polemica, che in realtà non è una polemica, cioè, ma una critica potrebbe esserci, appunto, dire la poesia non dovrebbe essere competizione. Assolutamente, no? Una delle cose che proprio di solito fa storcere il naso a chi si occupa di poesia o ama la poesia in un qualche modo è il fatto che esista una competizione terribile, che si debba essere votati da chi magari non è neanche credito, perché magari è lì giusto per bersi una birra, passare di lì, un passante, e lo trovano aberrante. In verità, se ci si rende conto di quanto questo non sia finalizzato a decretare il valore di te come poeta e della tua poesia, ma il valore di te come poeta che sta osando, che si sta offrendo, che si butta, e del tuo testo, di quanto può arrivare per come lo stai leggendo, quindi un qui ed ora vero e proprio, allora ci si rende conto che tutto il resto non è importante. Non è importante vincere, non è importante arrivare ultimi, è importante ascoltarsi e ascoltare gli altri nel momento in cui si buttano, perché alla fine nel Poetry Slam ci si butta. È molto interessante questo, ma poi mi viene anche da pensare, insomma, se arrivo anche al, cioè, se, anzi, se arrivo al passante che poco ne sa di poesia, forse evidentemente ho anche un valore, esatto, abbastanza elevato come poeta, direi, a dire, cioè, che solo, sì, riesco forse a comunicare a chi di poesia proprio non ha mai sentito nominare, non ha mai sentito parlare, non mangia pane e poesia come invece fate voi tutti i giorni, e quindi magari sarà anche più stimolante come cosa. C'è un, no, valore aggiunto, magari arrivano delle cose che tu non immaginavi, magari ti rendi conto che certe cose che tu pensavi chiarissime per gli altri non lo sono, o certe cose che tu pensavi oscure gli altri le percepiscono subito. Ci si rende conto attraverso la sensibilità degli altri anche di come noi ci esponiamo nel momento in cui scriviamo e leggiamo i nostri testi. Elena, ricordaci allora le coordinate per seguire tutto quello che ha a che fare col mondo del Poetry Slam, dove li troviamo, come possiamo fare a seguirmi. Allora, Lega Italiana Poetry Slam, quindi abbiamo una pagina Facebook, poi Poetry Slam Lombardia per quanto riguarda la Lombardia. In Lega Italiana Poetry Slam possiamo trovare anche i link e le pagine degli altri coordinamenti regionali. Noi siamo l'IPS, abbiamo anche un sito internet www.lipslam.it ci potete tranquillamente trovare online su Facebook e anche su Instagram. Ultimamente abbiamo anche, nel caso comunque, potete scrivere anche la redazione di Milano News, dove trovate tutti i contatti con Elena e la Lega Italiana Poetry Slam. Nella diretta troverete anche i commenti
tutto ciò che ha a che fare con le varie coordinate per contattarli. Il calendario, abbiamo detto, è impossibile da ricordare a memoria, perché sono davvero tantissime le serate, sia a Milano che non, in tutta Lombardia e non solo, in tutta Italia. Ricordiamo appunto però fondamentali le finali nazionali. Esatto, quello fondamentale a Ragusa, chi fosse a Ragusa in Sicilia, assolutamente 12-13 settembre all'interno del festival abbiamo intorno alla sera o anche il pomeriggio, tardo pomeriggio, quando ci sono due semifinali, il nostro evento di Poetry Slam per decretare il vincitore di quest'anno. Perfetto, Elena, io davvero ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Grazie a voi. Complimenti per quello che state facendo, teneteci aggiornati tutte le varie serate che ci sono, e noi insomma siamo ben contenti di dare voce a questo tipo di esperienze. Grazie mille davvero. Grazie. Grazie mille a Elena Gerasi della Lega Italiana Poetry Slam, grazie mille. Grazie anche a voi che ci avete seguito, l'appuntamento ritorna lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buon weekend a tutti, grazie mille, arrivederci.